Statale 18, 27 luglio 2013, aggiornamenti, c'è la crisi, la cosiddetta crisa, ma qui il traffico è sempre quello, la Calabria è sempre più bella anno dopo anno e i turisti sono sempre di meno anno dopo anno. Ci troviamo nei pressi di Guardia Piemontese, sul tratto del collega Amantea a Scalea, come ogni anno c'è lo stesso regime di traffico, meno le stesse condizioni del fondo stradale, lo stesso mare, meraviglioso, come potete vedere, bellissimo, ci stiamo avvicinando allo spoglio della regina e come sempre il traffico è uguale e invariato, come sempre. Qui siamo tra i comuni di Guardia Piemontese e Accoppesa. Tra poco ci avvicineremo allo scoglio della regina, il famoso scoglio della regina. E un saluto a tutti voi sempre da Teleradio Cinghiale Stereo con la meravigliosa regia di Salvatore Pedalino. Anche questo servizio che riguarda l'estate 2013 è andato bene. Quindi mi raccomando, venite in Calabria perché la Calabria ha bisogno dei turisti e il turista ha bisogno della Calabria se vuole fare una bella vacanza, perché ne vale la pena, nonostante tutte le cose negative che si possano dire, ma la Calabria ha sempre un fascino molto, ma molto, diciamo, suo, particolare. Quindi fra poco ci inerpicheremo sulla montagna. Lo ripeto sempre, la Calabria è l'unica regione in cui si trova il mare e la montagna. In 10 minuti ci si può spostare dal mare alla montagna senza problemi, cambiando così proprio il modo di fare vacanza e avendo tutto in un posto solo, senza andare a scegliere poi dove vado in montagna, dove vado al mare e tutto quello che ne consegue. Questo è poi un posto, Guardia Piemontese, dove ci sono le famose terme. Ci sono le terme lugiane che da oltre 50 anni, almeno che ricordo io, dispensano cure e rimedi per i nostri malanni, per i dolori, per la gola, con inalazioni, aerosol e cure mediche di vario genere. Quindi mi raccomando, fateci un salto appena possibile. Gli affitti sono un po' proibitivi, però girando si trovano anche dei buoni prezzi. Basta solo fare un po' di sondaggi e vedere dove poi effettivamente il prezzo è più conveniente. Adesso siamo al mare, tra 10 minuti saremo già a quota 500 metri. Questo è il bello della nostra amata Calabria. Un saluto grande a tutti coloro che seguono Teleradio Cinghiale Stereo Network, al mio amico Actarus Arlock che seguirà sicuramente quest'altro video che posterò quest'oggi, ma anche a tutti quelli che vanno a prendere notizie sulla nostra mitica Salerno Reggio sul nostro canale televisivo. Ricordiamo che ci sono sempre aggiornamenti freschi e che noi, diciamo la verità, non raccontiamo cavolate, e quindi è importante che voi seguite questo canale. Siamo a Guardia Piemontese Terme. Ovviamente qui c'è sempre un po' di maretta con questa gente che non sa dove deve andare. E vabbè, un po' di pazienza, può capitare anche questo sulle nostre amate strade calabresi. Questo signore qui non vorrei che debba fare... Ah, deve fare l'inversione qua nel pieno dell'incrocio. Vabbè, perfetto. Un ottimo servizio, come potete vedere. E oggi stranamente c'è un po' di traffico anche a scendere dalla superstrada,
questa è la famosa superstrada delle Terme, una grande arteria che ci permette di venire qui con estrema facilità. Vi invito a percorrerla, basta vedere in direzione, uscendo a Tarsia dalla A3, puoi prendere la diramazione per Fagnano Castello, San Marco Argentano, e una volta arrivati a San Marco Argentano, prendere per Fagnano e poi da Fagnano per Guardia Piemonte. E vi troverete su questa strada che veramente è bellissima da percorrere, ma non tanto perché la strada è fatta bene, ma perché permette di vedere un panorama stupendo con questa immediata variazione dalla montagna al mare. E quindi vi farà vedere degli spettacoli a dir poco meravigliosi. Quindi un caro saluto a tutti voi e venite a fare le vostre vacanze in Calabria, soprattutto nella nostra amata provincia di Cosenza. Grazie.